Sono molto soddisfatto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché era la partita più importante. Dovevamo preparare l'Atalanta in 2 giorni. Giovedì ho lasciato andare i ragazzi a casa perché erano molto stanchi dopo la finale. Siamo tornati alle 5:30. Abbiamo lavorato parecchio, sono soddisfatto. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato dopo la vittoria contro l'Atalanta. Ora dobbiamo riposare. Abbiamo speso tanto e dobbiamo essere bravi a recuperare energie e qualche infortunato. Stasera ha avuto un problema d'Ambrosio, ma sono cose normali. Speriamo di avere questi ragazzi disponibili per la finale, ha aggiunto. Lukaku o Dzeko con il City? Mancano 2 settimane, si faranno scelte per il meglio della squadra. In queste partite si sono alternati Lautaro, Lukaku e Dzeko, come abbiamo fatto per gli altri. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di staff, poi l'impegno dei ragazzi è stato importante. Loro sono la squadra più forte ad oggi, che partirà favorita, ma noi abbiamo messo tutto per questa finale e ce la giocheremo con tantissima fiducia. Adesso la formazione di Simone Inzaghi potrà proiettarsi sulla finalissima di Istanbul contro la corazzata Manchester City, con la trasferta di Torino ininfluente nell'ultima giornata prima di volare in Turchia. L'allenatore piacentino, a 3 giorni dal trionfo in Coppa Italia, applaude i suoi ragazzi dopo il pirotecnico 3-2 del Meazza contro gli Orobici di Gasperini. È stata una serata stupenda davanti ai nostri tifosi, come tante altre in questa stagione. Non ci siamo gustati neanche la vittoria in Coppa Italia. Oggi era una partita troppo importante per tutti, esordisce Inzaghi. Siamo tornati all'alba da Roma. Venerdì mattina i ragazzi non erano in grado di allenarsi e li ho mandati a casa. Abbiamo fatto 40 minuti di allenamento ieri, ma soprattutto video. Stasera aveva un'importanza incredibile. È un traguardo che vale tanto per la società, la squadra e i tifosi.